Boomerissima, domani sera in prima serata su Rai 2. Cosa ci dobbiamo aspettare da Boomerissima? Innanzitutto una grande festa, soprattutto per chi è nato come me e cresciuto negli anni 80-90, quindi chi ha quella voglia di ricordare quegli anni, le canzoni, i sapori, i giochi, insomma, ha voglia di catapultarsi un po' in quel periodo lì, deve assolutamente seguire Boomerissima. Poi che cosa c'è? C'è anche uno scontro generazionale, c'è una gara super avvincente dove si ride, si gioca, si canta, si balla e si fa di tutto e di più. Vi posso dire che sarà una festa pazzesca. Succederanno un sacco di cose, sono sicura, spero che voi vi possiate divertire. Ci sono degli ospiti in studio che giocheranno e la sfida sarà veramente agguerrita. E poi ci sono degli ospiti che mi vengono a trovare, tra cui, lo dico, è lei, una mia cara amica che mi fa morire dal ridere e che adoro. Lucianina! E poi se vi dico sei un mito, chi vi viene in mente? Che copre un po' tutte le generazioni. Sei un mito, sei un mito per me. Ma io boomer mi sento totale in tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia. Io e la tecnologia siamo due cose completamente distanti. Se ti devo dire che cos'è che possiamo prendere noi dai millennial e che cosa possono prendere loro da noi, ti risponderei che noi dovremmo imparare ad essere un po' più elastici, a non avere tutti i pregiudizi e tutti i tabù che abbiamo noi rispetto a tantissime cose. E loro dovrebbero imparare ad avere un po' più di pazienza, ad aspettare, a non crescere troppo in fretta, perché ci sono varie tappe che ci servono nella vita per cercare di capire determinate cose. Quindi questo è il consiglio che io do ai miei figli, ma che vorrei dare a tutti i millennial. Mamma, ti vai a riavviare il wifi? Come si fa? Alessia Marcuzzi conduce Boomerissima da martedì 10 gennaio, 21:20, Rai 2. Amore, non lo so fare, chiedi a tuo fratello?